Va ora in onda Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Gentili signore e signori, buonasera, benvenuti al nostro consueto settimanale di approfondimento giornalistico Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, ai microfoni Massimo Bonella, qui dagli studi di Fontana Fredda, in collaborazione con il circuito network online di Radio Science TV. Dunque, non potevamo parlare quest'oggi del quarantennale del sisma che ha colpito il Friuli Venezia Giulia. Lo ricordiamo, il 6 maggio del 76. Dunque è stato un sisma fortissimo, magnitudo 6.4 della scala Richter e pari, diciamo, al nono decimo grado della scala Mercalli. La zona più colpita fu quella a nord di Udine, fu inizialmente della scossa era nella zona del Monte San Simeone, tuttavia questa indicazione fu smentita dagli studi successivi. Il catalogo parametrico dunque dei terremoti italiani individua un epicentro macrosismico situato tra i comuni di Gemona e Artegna, nelle vicinanze della località Lessi. Ecco, questo è un po' quello che è successo nel 76. Io ricordo che ero a Venezia, dove attualmente c'è la sede di Pianeta Oggi TV e Radio Favaro Veneto, e praticamente abbiamo sentito un scossone fortissimo, io nemmeno mi rendevo conto cosa stava succedendo. Si pensava che fosse scoppiato Porto Marghera, all'epoca zona industriale molto fiorente. Insomma, finché poi abbiamo visto una edizione straordinaria del telegiornale della RAI, dove dava la notizia che appunto il Friuli Venezia Giulia era stato colpito da un fortissimo terremoto. Ricordiamo 989 morti. E l'indomani a scuola mi fecero fare un tema, ricordo ancora la maestra di quarta elementare, o meglio ancora una sua collega che era venuta in classe per dare una mano all'insegnante nostra, e allora ci ha fatto fare questo tema dal titolo "È successo che puntini puntini", e noi abbiamo raccontato questa, devo dire, brutta esperienza. Io poi sono stato male tutta la notte con una forte nausea e insomma non riuscivo a rendermi conto, non riuscivo a metabolizzare il tutto. E purtroppo la peggio l'hanno avuta gli abitanti della provincia di Udine, in modo particolare delle zone che vanno da San Daniele del Friuli verso, ma anche prima, da Dignano verso Gemona Tolmezzo. E in collegamento telefonico con noi abbiamo Gilberto Cossettini, che rappresenta anche un'importante associazione culturale a Buia. Io lo saluto intanto. Gilberto, ci sentiamo, come stai? Eccomi qua, buonasera a tutti, io sono Gilberto Cossettini, sto bene, sono allora un po' emozionato nel rivivere questi ricordi. Sì, capisco, anche perché io so l'esperienza che hai avuto e anche l'esperienza di Paola, di tua moglie, che è stata molto un'esperienza, cioè, traumatica, ecco, so perfettamente. Comunque siamo qui, diciamo, tranquilli nel cercare di ricordare questo fatto, questo evento, perché dovremmo essere, diciamo, sempre uniti per cercare di collaborare per far fronte a disastri, ad emergenze di questo tipo. Allora, io Gilberto
ti faccio la, come dire, ti giro lo stesso titolo del tema che l'indomani ci hanno fatto fare a noi a scuola. È successo che, Gilberto, ci puoi raccontare dove ti trovavi Sì, intanto? ben volentieri, mi fa piacere ricordare queste cose e soprattutto portare la mia piccola testimonianza. Dunque, io quella sera, che era una sera molto calda, infatti eravamo tutti in maniche corte, quella sera ero al bar e con amici stavo facendo una briscola, un semplice gioco di carte. Così in armonia per passare l'ora. Certo. Eravamo lì praticamente tra buttare uno scarpino oppure qualcos'altro, bevendo un bicchiere assieme, e a un certo punto arriva la prima scossa. Ho Ecco, provato un perché grande brivido. ecco Gilberto, ricordiamo bene, perché tanti non lo sanno, c'è stata prima una scossa di avvertimento e poi c'è stato il scossone alle 21 del 6 maggio. Esattamente, sì. Sì, è Ecco, così. Prima prego. c'è stata la scossa di avvertimento a distanza di circa un minuto e qualcosa dall'altra che ha portato alla grande distruzione. E appunto ero lì, ero seduto naturalmente, e a un certo punto arriva questa scossa e sento vibrare proprio molto violentemente la sedia, tant'è che mi sono girato di scatto come a dire chi è che fa questo scherzo stupido, no? Sì. E ho avuto un grandissimo brivido, un brivido gelato che mi saliva lungo la schiena perché non c'era nessuno dietro naturalmente, non c'era nessuno scherzo, anzi. I miei compagni di gioco si sono messi a ridere, hanno detto ah, il terremoto, il terremoto, si sono messi a ridere quasi. Così a esorcizzare il momento. Diciamo così, Poi è arrivata l'altra, è arrivata la grande scossa. Dopo un po', naturalmente è andata via la luce, per cui la gente urlava. Io mi sono trovato per terra, naturalmente, perché mi ha letteralmente sbalzato dalla posizione seduta a essere disteso sul pavimento e sono finito in forma automatica sotto il tavolino. E ho sentito molto distintamente tutta una serie di bottiglie che cadevano sul pavimento perché il bar aveva delle scaffalature con delle bottiglie a vista e queste bottiglie Sì. cadevano a ritmi quasi cadenzati, due, tre, cinque alla volta, e tintinnando tra di loro mentre si toccavano prima di cadere, facevano un rumore molto particolare. Mi dovete scusare se mi trema un po' la voce, ma il solo ricordare, anche se sono passati 40 anni, mi emoziona tantissimo. È comprensibile, tranquillo, Gilberto, tranquillo. All'epoca avevo 17 anni e, essendo sotto il tavolino, sentivo la terra sotto di me che si muoveva come il mare, come le onde del mare, però nello stesso tempo vibrava perché era sia sussultorio che ondulatorio. Sì. Le pareti gemevano e questa è una cosa particolarissima che non si sente molto spesso nell'arco di una vita, sentire le pareti che fanno questo rumore stranissimo. E poi vedevo a un certo punto gli altri che erano lì che di forza erano riusciti ad arrivare alla porta d'ingresso del bar e cercavano di aprire la porta. Ci mettevano naturalmente la forza della disperazione, della paura e in certi casi anche del vero e proprio panico. Nel frattempo continuava la scossa ed è incredibile come i secondi diventino lunghissimi, lunghissimi. I secondi non sono più secondi, sono
un tempo interminabile. Non Ecco. sono riusciti questi miei colleghi del momento, non sono riusciti ad aprire la porta perché le pareti impedivano alla porta stessa di muoversi, di aprirsi come avrebbe fatto normalmente. La stringevano in una morsa che quattro persone, con la forza della disperazione, non riuscivano a smuovere. Quando poi, dopo non so quanti secondi e quanti sforzi, sono finalmente riusciti ad aprire questa porta, l'hanno richiusa subito dopo, quasi istantaneamente, perché la casa di fronte stava crollando e arrivavano sassi e polvere dappertutto. Certo. Sono stati momenti traumatici anche perché sentivo che c'era una ragazza che era in cucina, la cucina adiacente al bar, che urlava in quanto poi abbiamo scoperto che era stata ferita da vetri. E siamo rimasti lì alla fine, fintanto che tutta questa grandissima scossa tremenda non è terminata, perché nessuno è riuscito a né uscire dal bar, né da una parte né dall'altra, perché aveva due uscite in questo ambiente. E il movimento ondulatorio e sussultorio è incredibile come possa impedire anche il muoversi attraverso la forza della disperazione, della sopravvivenza che mette in moto delle energie impensabili in quei momenti, però chiaramente la natura ti soverchia con la sua potenza e la gente non è riuscita a fare qualcosa come 7-8 metri in tutti quei secondi, una cosa incredibile, Quindi questo per dare difficoltà l'idea di quanta forza difficoltà abbia anche di avuto quel movimento. terremoto. Quindi Gilberto, c'è Decisamente. una difficoltà anche nel muoversi. Ecco, Sì, è stato così. questo per rendere l'idea a chi ci ascolta. Esatto, prosegui pure. E poi finalmente è finito tutto. Ma quando è finita la scossa, siamo usciti tutti dal bar e potete immaginare con quali sentimenti abbiamo visto la distruzione. Tutti quanti, la E che prima cosa, hanno scenario? pensato ai propri cari. Certo, quale scenario avete visto? La casa di fronte era crollata, c'era polvere e fumo dappertutto. E all'orizzonte, dalla parte ovest, praticamente, degli strani bagliori nel cielo. Ah, Dei questo è ecco, un bagliori elemento che io non importante. avevo mai visto, come se delle emissioni di gas, adesso faccio mia una ipotesi, ma prendetela un po' con le pinze, è come se delle esplosioni di gas in qualche modo avessero illuminato l'orizzonte. Era una cosa stranissima. Certo. Poi Certo, sì, per dare l'idea, insomma, ecco, come delle emissioni di qualcosa che andava verso il cielo, che quindi prendeva in un certo qual senso colore. sì, illuminandolo di una luce stranissima, qualcosa che nessuno aveva mai visto prima. Ma non avevate sentito anche un boato all'inizio? Ad esempio, qui a Venezia l'abbiamo sentito il boato. All'inizio no, l'abbiamo sentito durante. Ah, Il boato era questo rumore sordo e terribile che accompagnava tutta la scossa nella sua durata, questo sì. Ma ho capito. prima Ok. no, prima non abbiamo sentito proprio niente. La prima scossa è Quindi arrivata senza boato. quando noi abbiamo sentito il boato a Venezia vuol dire che stavate già tremando in maniera consistente, poi l'abbiamo avvertito anche noi ovviamente, che inizialmente è stato sussultorio, ricordo, poi io mi sono alzato dalla sedia perché ero appunto perché c'era molto caldo, ero seduto sul tavolinetto fuori davanti casa, mi sono appoggiato alla ringhiera della casa e vedevo proprio i palazzoni, cioè le palazzine a tre piani che andavano come leggermente su e giù, cioè proprio di tipo, sentivi proprio che aveva cambiato la forma, cioè da sussultorio a ondulatorio, ecco.
Ecco, Sì, dopo cosa è successo nelle ore successive? allora subito dopo sono corso a casa e ho visto che praticamente il resto della mia famiglia stava bene, a parte mio fratello Renato che probabilmente era da un'altra parte. E quando ho visto che stavano bene, sono ritornato sui miei passi in strada. E sono andato a vedere della signora che abitava nella casa di fronte al bar, che era crollata la casa. Per Sì. fortuna l'abbiamo trovata praticamente nel cortile, semisommersa dai sassi. Voi sapete che nel vecchio Friuli le case erano quelle costruite così con i materiali poveri di recupero e quindi tantissime case. Tantissime case di sassi e pietre. E l'abbiamo trovata semisommersa, e dico l'abbiamo perché nel frattempo sono arrivate anche altre persone. L'abbiamo liberata e insomma è andata bene perché aveva solo botte e qualche taglio superficiale. Ah, meno Poi male, sono ecco. andato. Prego. No, dico meno male che è andata così. Sì, poi dopo sono andato verso la piazza centrale, io all'epoca abitavo in un paesino fra Buia, Maiano e Coloredo. Questo paese si chiama Mels Sì. ed è praticamente da lì in su, in direzione nord, che il terremoto ha iniziato a fare danni e vittime. La prima vittima l'ho trovata proprio in piazza, la piazza centrale del paese, dove tra l'altro ho incontrato anche l'altro mio fratello. Lui era nell'altro bar del paese, lì in piazza, e lui praticamente si è salvato perché è riuscito a uscire in tempo, in quanto l'ingresso del bar stava crollando in quel momento. Si è fatto anche una grande ferita al braccio destro. Ed è riuscito a portare con sé una sua amica, una ragazza lì del paese, e probabilmente se no sarebbero rimasti sotto le macerie tutti e due. E lì c'è stata la prima vittima accertata, che praticamente era la madre del gestore. E mi ricordo molto bene anche la mattina dopo tutti i volti stravolti dalla tragedia. Tutti increduli e tutti quanti scossi fino all'inverosimile. E c'era questo gestore del bar che chiamava ancora sua madre, nel tentativo illusorio in qualche modo che potesse rispondere, ma questa signora se n'era già andata. Altri morti poi ci sono stati da altre parti, sempre lì in paese, e man mano che arrivavano le notizie, ci si rendeva conto che la catastrofe aveva veramente una vastità. Per noi, per l'epoca e per la nostra storia, impensabile, insomma. Ah, certamente. Ecco, io nel frattempo, scusa Gilberto, perché devo una cosa che devo dire. Dunque, ricordo che siete sintonizzati su Radio Piper Fontana Fredda 93 e 888 e 800 MHz per tutto l'Alto Adriatico in esterofonia, in collaborazione con il circuito Radio Science TV di Treviso, che risponde al sito internet radioscience.it. Ecco, Gilberto, per dare l'idea a chi ci ascolta, il tuo paese quanto dista da Gemona, dall'epicentro? In linea d'aria sono circa 13 chilometri. Quindi l'avete sentita veramente forte, come quasi se eravate là, insomma. Sì, Ecco, voi l'abbiamo dopo. sentita in pieno. Sì. Poi durante la notte, naturalmente, sì, nessuno è stato in grado di dormire quella notte e tanti nemmeno le notti successive. La
la cosa che tutti facevano era il cercarsi freneticamente, avere notizie gli uni degli altri. Era incredibile come famiglie che magari avevano vecchi livori, vecchie discordie, era tutto passato e tutti ci si ritrovava in un sentimento di aiuto fraterno. Questo sì, immediatamente. Tutte le cose che, diciamo, in una vita normale come abbiamo oggi, diamo peso di fronte a una realtà di quel genere, cambiano completamente e sostanzialmente i valori. Sì, beh, io ricordo anche qui a Favaro Veneto eravamo tutti in strada, tutti pronti a darci una mano, chi portava del tè, chi cercava tranquillizzare l'altro vicino, insomma c'era tutta una fratellanza, possiamo dire così. Ecco, io poi mi chiedo perché solamente di fronte al male l'uomo abbassa la testa e dice, diventa umile, diventa, come dire, tranquillo, solidarietà al prossimo, e noi invece anche quando stiamo bene per cercare di prevenire certe situazioni di qualsiasi tipo, problemi sociali eccetera. Comunque, lasciamo stare. Certo, sì. I giorni successivi come vi siete organizzati? Ecco, intanto la casa tua ha avuto dei problemi oppure è riuscita a stare in piedi? È rimasta in piedi anche se fortemente lesionata. È rimasto in piedi in quanto mio padre aveva fatto degli interventi di ristrutturazione qualche anno prima, e questi interventi hanno fatto sì che restasse in piedi. E però case vicino naturalmente se ne sono andate, sono cadute proprio a pezzi. E quella sera stessa, dopo che la gente, tutti quanti avevano in qualche modo avuto notizie dei familiari e ci si sentiva un attimo almeno al sicuro in quanto si era vivi, e poi arrivavano le altre notizie di chi invece era in difficoltà, e allora via tutti nei luoghi dove c'era la gente praticamente sepolta dalle macerie a cercare di liberare queste persone. E che scenario avete visto? Bene. La cosa più tremenda è vedere le persone sotto tonnellate di materiali di vario tipo e con pale, picconi, ma spesso a mani nude, cercare di liberarli, non avendo naturalmente attrezzature di un certo tipo per poterlo fare. La cosa più straziante è quando li trovi, riesci a comunicare con loro, e però sei impotente perché muovi dei sassi, muovi questo, muovi quell'altro, ma se ci sono magari delle travi che si incrociano e che sopra ci sono altre cose di uno spessore e di peso magari di quintali se non tonnellate, diventa difficile agire con pale, picconi e solo le mani. E questo senso di impotenza, nel frattempo che li senti soffrire, che si lamentano, è qualcosa di veramente straziante. Ecco, questa è una testimonianza che vi voglio trasmettere. È qualcosa di veramente straziante vedere delle persone che sono sepolte vive e non riesci a tirarle fuori e devi attendere il giorno dopo. Persone che poi a distanza di, mi pare, 15 giorni sono comunque decedute in ospedale a causa delle ferite riportate. Certo. Come tantissime altre storie di chi ha visto crollare un fianco della casa e è sceso lungo le macerie proprio di questo fianco crollato e in qualche modo è riuscito a salvarsi riparandosi su una terrazza lì vicino, cose che sembrano uscite veramente dal film, insomma, no? Sì, in quei momenti accadono cose veramente particolari, sì. Sì, prego, Gilberto, prego pure. Quindi sì,
in un modo o in un altro è arrivato un giorno dopo e lì alla luce del giorno ti rendi conto della tragedia e ci si cerca di organizzare in qualche modo. E allora i contadini hanno portato i carri, quei carri che caricavano il fieno, quelli che c'erano una volta, che una volta sistemati con delle travi e dei teli di nylon, in qualche modo offrivano un primo riparo, anche perché nei giorni successivi è arrivata una grandissima pioggia. È arrivata tanta pioggia e naturalmente i soccorsi non c'erano ancora. Ecco, infatti qui volevo arrivare. Ecco, infatti, tra parentesi, dopo tutto quel caldo, ecco, inevitabilmente poi è arrivata la gran pioggia, insomma. I soccorsi dopo quanto tempo sono arrivati in zona? Dunque, da noi, che comunque venendo su dalla statale di Udine, sì, in pratica da Coloredo, verso Maiano, siamo proprio il primo paese, con cui si poteva operare. E invece, i grandi soccorsi sono andati subito nei centri, per cui Osoppo, Gemona, Artegna e via discorrendo, e nel nostro paese sono arrivati dopo 3 giorni. Dopo Insomma, tre avete giorni. avuto veramente il vostro da fare in quei 2 giorni e mezzo, tre, insomma, notte e giorno, avete vissuto momenti, di terrore. Sì, anche perché in fin dei conti era una situazione che nessuno aveva sperimentato prima, ma Ah, la certo. solidarietà tra le persone comunque è una condizione vincente perché ci siamo arrangiati a far tutto e a sistemare per il meglio, sì, sia per il cibo che per l'alloggio. In qualche modo ci siamo sistemati tra di noi. Poi Certo. dopo hanno portato degli elicotteri della Marina, hanno portato dei tendoni militari e questi tendoni sono finiti a casa di una persona e sono rimasti chiusi lì. Assurdo, no? Sono rimasti chiusi lì e quando si andava a chiedere spiegazioni, no? Questo qua diceva, devo aspettare le autorità. Ah sì, finché un giorno io di mia iniziativa, anche se avevo solo 17 anni, ho preso un gruppo di volontari di Codroico che nel frattempo erano arrivati, questi ragazzi, e siamo entrati in casa di questa persona e abbiamo portato fuori le tende, i materassi, le brandine, no? E quindi abbiamo fatto un'azione di forza. Ci voleva. Poi questa persona e altre ancora che erano lì hanno cominciato a protestare, hanno detto non si fa così, non si può, non è corretto e quant'altro. E in qualche modo hanno telefonato i carabinieri. Questo è E cosa è successo? un aneddoto personale. Sì. Allora alla fine arrivano queste autorità e quando sono arrivate, sai cosa hanno fatto? Hanno fatto Ah. semplicemente, ragazzi, guardate che il sacco con quei chiodi per le tende non è per quel modello, è per quell'altro. Adesso vi diamo una mano. Ecco, e gli altri tenevano le tende nella casa che era rimasta in piedi. Eccoci qua, Ho piccolo capito, ho aneddoto capito. personale. Sì, no, certo. Purtroppo capitano anche di queste cose. Cosa volevo chiederti ancora, andando un po' verso la conclusione, io volevo concludere anche ricordando poi le altre scosse molto forti che si sono A abbattute sulla settembre. vostra zona. Ecco, ad esempio, dopo il 6 maggio c'è stata quella, anzi quelle dell'11 settembre dello stesso anno 76, la prima alle 18:31 con magnitudo 5,8, quindi sempre molto forte, poi a seguire, sempre l'11 settembre alle 18:40,
di magnitudo 5,6, praticamente subito dopo. Credo, se non sbaglio, che fosse un sabato, credo. Poi il 15 settembre, una alle ore 5 del mattino, con magnitudo 5,9, quindi fortissima, e quella delle 11:30, che io ricordo l'ho sentita molto molto forte qua in Venezia, in Favaro Veneto, di magnitudo 6. Ecco, sul più bello che avete cominciato un attimino a rimettere le cose un po' nel verso giusto, un'altra botta che vi ha ributtato in ginocchio. Quella è stata la botta finale. Nei Ecco, mesi botta finale. precedenti, naturalmente, abbiamo assistito a tante scene, a tante cose che, se volete, magari ne riparlo prossimamente in un'altra trasmissione. Ah, quando vuoi, E, volentieri. sì, grazie. E quando poi è arrivato settembre era proprio uno sciame sismico, perché le scosse erano continue, ce n'erano una dietro l'altra. Settembre ci ha dato il colpo di grazia, sì, le case che erano in piedi ormai erano da demolire, senza contare quelle che purtroppo sono crollate, facendo anche altri morti. Per cui Ecco, ci settembre fu. Ecco, molto importante già ricordarlo. letteralmente. Ecco, molto Sì. importante ricordarlo, Gilberto. Ci furono altri morti anche nelle scosse del 15 settembre. Sì, pochi in proporzione perché gran parte delle persone ormai erano fuori, ma è Sì. successo anche questo. È successo anche fra maggio e settembre che nel mezzo c'è stata anche una tromba d'aria e ha fatto un morto anche a Colloredo di Montalbano. È Ah, successo, questa. sono successe un po' di cose in quell'anno in Friuli, sì. Sì, Ha fatto un troppe morto con una purtroppo. tromba d'aria. Ha Ecco, ci letteralmente mancava. spazzato via la baracca dove abitava questa signora e praticamente è morta nella baracca dove si era salvata dal terremoto. Ma guarda un po', a volte il destino. Va bene, Sì. Gilberto, io ti ringrazio per questa testimonianza molto importante, molto toccante, assolutamente. Ecco, se vuoi aggiungere qualcosa, un messaggio da dare a chi ci ascolta dopo questa esperienza che hai passato, ecco, cosa ti senti di dire? Il mio messaggio è molto semplice. Dobbiamo apprezzare la vita, dobbiamo vivere e possibilmente far sì che questo modo di vivere sia anche una condivisione di gioia con tutti quanti, perché le cose che noi, anche al giorno d'oggi, che noi seguiamo, a cui noi diamo importanza, magari hanno bisogno di essere un attimo rettificate nei confronti dei veri valori della vita, perché la vita è Certo. qualcosa di meraviglioso e va vissuta. Assolutamente sì. Quindi cerchiamo di essere solidali tra di noi, uniti anche se non c'è il male davanti, ma per cercare di risolvere sempre quelle che sono le minacce, di problematiche, e credo che Certo. in questo periodo di problemi ce ne sono all'orizzonte. Ecco. Non a caso questa trasmissione si chiama proprio Volevo. Pietro Oggi Eventi nel Mondo. Prego, Gilberto. Un'ultima cosa. Volevo scusarmi se mi trema la voce e solo al ricordo di tante cose, anche se sono passati 4 decenni, il rinverdire la memoria della tragedia ha messo in moto sul piano emotivo tutta una serie di situazioni che l'avrete in qualche modo sentito, insomma. La mia emozione è in relazione a quello che ho vissuto, a tutte le condizioni scioccanti di quel momento e dei mesi successivi. E niente, semplicemente prendetela un po' come una condizione di garanzia, ecco, mettiamola così, una piccola garanzia sulla veridicità di quanto vi ho descritto. Ah, non c'è Un dubbio saluto a alcuno, ma tutti e grazie.
Guarda, grazie a te Gilberto Cosettini per questa importante testimonianza. Anzi, la settimana prossima ricordo che avremo anche Paola, che è tua moglie, che so che anche lei, come dicevo in testa alla trasmissione, ha avuto un'esperienza veramente traumatica. Ecco, ce la racconterà. Io nel frattempo ricordo ai nostri ascoltatori che questa è Pineta Oggi 20 del Mondo, qui dalle frequenze di Radio Piper Fontana Fredda, con la collaborazione del circuito Radio Science di Treviso. Un saluto anche a Rosario Moreno in regia in Veneto, grazie alla regia qui a Fontana Fredda di Paolo Gavasso. Da Massimo Bonella, l'augurio di un buon proseguimento con i nostri programmi e soprattutto però riflettiamo su quanto abbiamo sentito da Gilberto, perché veramente ci deve far capire che dobbiamo essere sempre uniti, anche se non c'è il male davanti. Ecco, non mi stancherò mai di ripetere questo concetto perché è fondamentale. Buonasera. Buonasera a tutti. Avete ascoltato Pianeta Oggi Eventi nel Mondo a cura di Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20:30 su Radio Piper.